Accomodatevi che lascio la parola al direttore per l'appello. Prego, direttore. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, possiamo aprire con 12 presenti, ci sono 12 assenti più la Presidente e sono giustificati i consiglieri Cerquoni, Gunnella e Principato. Gli scrutatori di oggi saranno i consiglieri Rinaldi, Candigliota e vediamo, per me è uguale, Gugliotta. Ci ha firmato? Iniziamo subito con la mozione avente ad oggetto istituzione della manifestazione denominata Ottobre Pedagogico del Municipio Roma 7, avvio di un percorso formativo nell'ambito della comunità educante diffusa del Municipio 7 di Roma Capitale. Sì, consigliere Giannone. Grazie Presidente. Discutiamo oggi una mozione per istituire una manifestazione denominata Ottobre Pedagogico, con cadenza annuale, con la finalità di creare un contenitore di iniziative in ambito educativo e pedagogico che rappresenti un appuntamento periodico per gli addetti ai lavori, educatrici, insegnanti, docenti, durante cui sia possibile scambiare idee, riflessioni, opinioni, esperienze che diventi un momento di crescita professionale per i partecipanti. Con questo atto oggi chiediamo alla Giunta inoltre di organizzare per quest'anno, questo primo anno, un percorso formativo che sia focalizzato su due temi essenziali nel processo di crescita dei nostri ragazzi: lo sviluppo delle sane relazioni umane e la cura come fattore di crescita che non si esaurisce dopo i primi anni di età del fanciullo, ma che necessariamente deve proseguire anche durante la fase adolescenziale, nei modi giusti ed appropriati, fortificando il senso di autostima dei ragazzi e la loro capacità di creare nuove relazioni con il resto della società. Voglio ricordare, come ho già fatto nella commissione del 18 settembre scorso, dove l'atto è stato presentato e discusso, che questa mozione rappresenta e raccoglie il grande lavoro svolto dalla consulta della scuola del nostro municipio, che ha interpretato magistralmente la sua finalità di organo consultivo e che ha individuato nel tema della fragilità dell'universo giovani un punto su cui lavorare e lo finalizza appunto in un indirizzo politico concreto. Quindi ringrazio i membri della consulta che hanno dedicato del proprio tempo e la propria competenza alla realizzazione del progetto formativo che trovate in allegato alla mozione. Chiudo dicendo che il percorso formativo dal titolo Quali cure nella relazione educativa, che vorremmo sia organizzato il prossimo ottobre, sarà rivolto al personale educativo e scolastico del Comune di Roma e ai docenti di ogni ordine e grado della scuola statale. Con l'occasione vorremmo che la partecipazione al corso possa essere riconosciuto formalmente come evento di aggiornamento professionale sia dal Comune di Roma che dal Ministero dell'Istruzione. Questa iniziativa è all'interno della istituenda comunità educante diffusa del nostro municipio e
Chiudo augurandomi che tale iniziativa trovi il favore di quest'Aula. Grazie. Ci sono interventi? Le vuole intervenire? Sì, l'assessore può intervenire. Prima dei consiglieri o dopo dei consiglieri? Prima. Ah, prima. Allora, microfono permettendo, per me non ci sarebbe stato problema intervenire adesso anche dopo gli altri consiglieri. La cosa che ci tenevo a dire è che insieme con il presidente della commissione consiliare Quinta e con la consulta della scuola abbiamo portato avanti questo lavoro di progettazione nello scorso anno educativo e scolastico, e di tutto questo lavoro abbiamo dato anche puntuale informazione sia alle rappresentanti funzionari educative con incarico di POSES delle nostre strutture educative scolastiche capitoline presenti nel territorio municipale, sia ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole statali del primo e del secondo ciclo presenti nel nostro territorio, cioè tutte queste strutture che costituiscono insieme al centro di formazione professionale Petroselli la comunità educante diffusa del nostro municipio. E siamo quindi particolarmente contenti di chiudere questo ottobre pedagogico. La data proposta dalla consulta è il 26 ottobre per la realizzazione di questo convegno, così come lo apriamo l'ottobre pedagogico il 4 di ottobre per l'appunto con l'inaugurazione ufficiale dell'anno educativo e scolastico che faremo in Sala Rossa, e a seguire il 5 di ottobre in occasione della giornata mondiale dell'insegnante organizzeremo insieme con uno dei nostri istituti comprensivi, l'Istituto Comprensivo Raffaello della Romanina, un concerto inaugurale. Perché tutta questa attenzione? Perché riteniamo importante, soprattutto in questo momento di crisi della rappresentazione e di riconoscenza e fiducia nei confronti delle istituzioni, ribadire un certo orgoglio, quello che il linguaggio della perfida Albione si chiama pride, al mondo dell'educazione e della scuola, che deve avere il coraggio e la determinazione di riappropriarsi di un ruolo che di fatto continua ad essere riconosciuto, nonostante la narrazione di certi titoli di giornali e nonostante una certa forma di rappresentazione sui media voglia gettare discredito e seminare sfiducia e rassegnazione nei confronti di un mondo che invece ha sempre tanto da dare, soprattutto adesso, per la costruzione di una cittadinanza attiva a favore delle giovani e giovanissime generazioni. Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, io lascio la parola al relatore per l'intervento. Consigliere Ciancio? Ah, non mi voleva far parlare, grazie. No, non Presidente. Lo so, ci sono interventi, alzate le mani così io posso vederle queste mani.
siamo così pochi da questa parte, per cui se ha già parlato il relatore non è che debba dire grosse cose, però l'aveva anche notato prima che chiedevo di parlare prima dell'assessore, così le dava tutte velocemente i chiarimenti che può chiedevo. Farlo lì alla fine, non si preoccupi. Grazie, non voglio fare... Presidente, no, io ho votato questo atto in commissione, per cui non deve temere nulla sull'aspetto pratico istituzionale di percorsi che vanno nella direzione della scuola e del buon funzionamento di quello che è il comparto. Assolutamente, quando si fanno iniziative di questo genere mi trovo d'accordo, ho posto qualche problema nella stesura dell'atto. Il quarto punto, alla fine, chiedere all'ufficio scolastico regionale i crediti formativi per le persone, per il personale scolastico che partecipa. Non so se arriveremo ad averlo, però era una cosa che chiedevo, perché secondo me è giusto che chi partecipa a un corso di formazione abbia i rispettivi crediti formativi che spettano a noi insegnanti. E avevo delle perplessità sugli insegnanti della scuola secondaria, perché ritengo che questo sia un progetto rivolto essenzialmente alla scuola, agli insegnanti dipendenti del Comune di Roma, ma anche estendere a quelle del primo ciclo, anche a quelle delle medie, ma tenere fuori da un peso così forte in questo momento, non peraltro perché è un'altra la trafila, può servire sempre, certo, la partecipazione, però se un insegnante della scuola secondaria non c'ha il riconoscimento dell'ufficio scolastico regionale, difficilmente si mette a partecipare a un pur validissimo corso di aggiornamento che propone il municipio poi con il Comune di Roma. Queste erano le mie perplessità. Non vedo comunque all'allegato del progetto chi sono i relatori e se ci sono spese per fare, che mi auguro di sì, che naturalmente le spese per un corso di formazione ci devono essere, quindi l'atto che formulerà la Giunta dovrà essere conclusivo, inserendo sicuramente delle somme a disposizione per fare il progetto, perché nulla si può fare pensando che per la scuola e tutto quello che c'è nella scuola debba avvenire con i fichi secchi rimasti. Ci devono essere delle risorse e mi auguro che ci siano delle risorse. Quindi dalle parole che ha detto il presentatore dell'atto mi sembra che il centro di formazione Petroselli sia quello che dovrà effettuare questo corso, mi sbaglio? Quindi magari un chiarimento nell'intervento finale, perché ho scritto quello che ho ascoltato oggi in aula, non avevo capito in commissione di questo. Ben vengano gli intermezzi musicali della Carroll, che è una scuola di indirizzo musicale, l'avevo capito bene, quindi è vero che c'erano gli interventi, adesso lo leggo, quindi, e anche Fontanilla Nagnino. Penso che le richieste che ho fatto possono essere garantite dall'assessore, che concluderà l'intervento finale, ci dirà le somme che ci sono a disposizione, oppure se non ci sono, voglio dire, sono fortemente dispiaciuto, perché per quello che ho narrato prima è giusto spendere anche delle risorse per i relatori e i formatori, naturalmente. Questa è la serietà di un corso di aggiornamento, altrimenti neppure i crediti potranno essere validati. Grazie. Ci sono altri interventi? C'è bisogno dell'intervento finale del relatore? Vuole intervenire lei o il relatore? Ditemi voi. Se lei può intervenire prima del relatore, quindi se vuole intervenire. Allora, vorrei precisare due cose.
Vorrei precisare due cose. La prima è che io ho citato il centro di formazione professionale Petroselli perché troppo spesso all'interno del contesto dell'istruzione la formazione professionale viene sentita come un corpo estraneo. Invece la formazione professionale è importantissima. Noi abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio uno dei centri di formazione professionale del Comune di Roma, che è appunto il Centro Petroselli di Via Gela, che peraltro si trova nello stesso edificio del liceo Russell, quindi in un edificio importante in una delle vie più importanti del nostro territorio, sta a cavallo, via Gela sta a cavallo tra via Tuscolana e via Appia. Inoltre abbiamo la fortuna di avere anche una delle quattro scuole di arti e mestieri del Comune di Roma nel nostro territorio, in via Macedonia, l'Ettore Rolli. Allora, queste risorse devono essere sentite come risorse importanti e le ragazze e i ragazzi della formazione professionale devono sentirsi a pieno titolo parte integrante della comunità studentesca e della comunità educante diffusa. Tant'è vero che lo scorso anno nelle iniziative che abbiamo dedicato e finanziato per la comunità educante diffusa abbiamo inserito le ragazze del centro di formazione professionale, parlo al femminile perché essendo attivo il corso di estetica erano essenzialmente ragazze, all'interno di un percorso e a loro, proprio a loro, abbiamo dedicato uno dei momenti più importanti, l'8 marzo per l'appunto, quando abbiamo rappresentato, diciamo, anche un'opera piuttosto importante perché era un'opera che parlava di argomenti impegnativi, di Ipazia di Alessandria, quindi insomma stiamo parlando di filosofia, ma rappresentata in una forma tale che potesse essere di comunicazione empatica per tutti e c'è stata una risposta molto bella proprio da parte delle ragazze. Allora volevo sottolineare come anche la formazione professionale comunale entri a pieno titolo nella comunità educante diffusa. Fatta questa doverosa precisazione, così come lo scorso anno abbiamo destinato una parte dei fondi della cultura che questa amministrazione 3 anni fa ha portato da 0 euro che c'erano nel 2016 quando siamo entrati a 100.000 euro che ci sono stati quest'anno, per cui stiamo realizzando tutta una serie di iniziative, ha dedicato una parte di questi fondi proprio alla comunità educante diffusa, di iniziative di formazione per studenti, studentesse, docenti, insegnanti, educatori ed educatrici nell'ambito di questa cornice. E tant'è vero che in giunta proprio lunedì scorso abbiamo approvato, per dire, un progetto Adotta la tua scuola, al quale abbiamo riconosciuto specificamente un finanziamento di 1.700 euro, così come via via stiamo dando seguito a tutta una serie di progetti che vogliono proprio inverare questa comunità. Nello specifico, iniziative di formazione e convegni spesso li abbiamo realizzati in realtà a costo zero, semplicemente da parte mia ci può essere stato, come dire, un benvenuto giusto, diciamo, ma a titolo assolutamente personale, con il relatore o la relatrice, per esempio quando abbiamo fatto quel bel convegno che abbiamo realizzato tra l'altro proprio qui dentro sull'educazione diffusa, perché relatori e relatrici spesso hanno proprio il piacere di intervenire in maniera assolutamente gratuita per portare avanti certe iniziative e la divulgazione di certi temi. Se sarà necessario provvedere con qualche spesa particolare, sicuramente non ci tireremo indietro rispetto a questo punto, ma non riteniamo questo aspetto essenziale ai fini del riconoscimento del valore formativo di un corso. Ci sono convegni realizzati a costo zero perché, ripeto, relatori e relatrici si prestano nello spirito di voler divulgare conoscenza e creare formazione insieme in maniera condivisa, che hanno una validità eccezionale, anzi lo dico anche da insegnante, spesso l'aggiornamento dal basso, che è molto più economico rispetto a forme di aggiornamento strapagate, ha una utilità e un'incisività di gran lunga maggiore rispetto ad altre forme e noi le privilegiamo, così da destinare le risorse che abbiamo al finanziare i progetti nelle scuole e per le scuole. Grazie. Vuole
No, ritengo che l'assessore abbia descritto molto meglio e puntualmente la questione, per cui io lascerei il mio intervento. Grazie. Allora, dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Ciancio. Ah, consigliere Ciancio. C'è una miseria. Vabbè, d'ora in poi mi dedicherò più ad altre cose, invece, visto che non apprezza il voto dei consiglieri di minoranza, e non minorati, ma di minoranza. Volevo dire che ho ascoltato con attenzione l'intervento dell'assessore e quindi giustamente non ci sono formulati, inseriti costi per questo progetto. Dice bene che a volte i corsi fatti dal basso hanno un esito più diretto, ma allora dico, perché ci fanno pagare quello che ci fanno pagare a volte per dei corsi nelle scuole tecniche così costosi, per Revit e così via, e tante altre cose che costano tanto. Faccio l'esempio perché a volte noi come municipio dobbiamo prestare attenzione anche alle risorse economiche, perché spesso la bontà della scuola, degli insegnanti, degli operatori è al di sopra di tutto. Penso a un musicista che gli diamo 10 euro per farlo iniziare a suonare, poi per smettere gliene dobbiamo dare noi 100. Quindi la bontà, è vero che chi inizia in questo settore lo fa con volontà, spesso, e con dedizione, però dovremmo ripagarla in qualche modo questa dedizione che gli insegnanti, il mondo della scuola e così via, gli operatori, e quindi dovremmo riconoscere anche una cifra minima, però dovremmo riconoscere per questi eventi sicuramente delle piccole risorse, che sono una gratitudine, una garanzia comunque di rispettare il lavoro che viene fatto dai formatori. Ho votato già positivamente a quest'atto nel corso della commissione, e in aula sicuramente confermerò questo voto favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni, andiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 13, perfetto. Allora, sono 13 voti favorevoli e un astenuto, quindi la mozione viene approvata dal Consiglio. Allora, avrei una comunicazione da fare al Consiglio, la faccio adesso invece che alla fine, perché preferisco. Allora, è una richiesta di comunicazione al Consiglio Municipale delle dimissioni dell'assessore alle politiche sociali, pari opportunità e politiche abitative e assunzione deleghe ad interim, perviene dalla Presidente Lozzi, che mi scrive: gentilissima Presidente, con nota protocollo numero 213601 del 23/09/2019, l'assessore Veronica Mammì, delegata alle politiche sociali, pari opportunità e politiche abitative, ha fatto pervenire alla scrivente le dimissioni in carico, conferito con ordinanza della Presidente numero 1 del luglio 2016, e integrata con ordinanza numero 2 del 18 aprile 2017. In data 23/9/2019, con nota protocollo numero 213981, viste le motivazioni addotte, le stesse sono state accettate. Per quanto su esposto, si chiede espressamente con la presente di voler comunicare al Consiglio del Municipio 7, nella prima seduta utile, che a decorrere dalle ore 13 di oggi, 23 settembre 2019, le deleghe dell'assessore Mammì saranno assunte dalla scrivente e che quanto prima, a seguito di esame dei curricula che perverranno, si procederà con ordinanza alla nomina del nuovo assessore. La presente comunicazione viene resa ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione
deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 8 del 7 marzo. Cordiali saluti, la Presidente del Municipio Monica Lozzi. Così siete, il Consiglio è informato delle dimissioni e della presa in carico delle deleghe dalla Presidente del Municipio. Possiamo andare avanti, il punto numero 2. È la mozione avente ad oggetto utilizzo della Sala Rossa come spazio espositivo. Consigliera Alabiso. Grazie Presidente. Allora, inizio con dire che quest'atto è molto piccolo, è una piccola idea, però secondo me è veramente molto carina, porterà, diciamo, al nostro municipio un valore aggiunto. Devo oltre questo dire che è una mia idea, però la stesura dell'atto è stata fatta totalmente dal Presidente della Commissione Cultura, il consigliere Giannone, per un fatto di correttezza dico questa cosa. Allora, l'atto riguarda la nostra Sala Rossa. La nostra Sala Rossa si trova al quarto piano, è una sala che è composta di circa 60 posti. Ha una vista bellissima sui castelli, su Roma e sul Parco degli Acquedotti, quindi per il nostro municipio è secondo me un grande pregio. È una sala dove facciamo principalmente le commissioni, però si svolgono anche delle riunioni dei dipendenti di questo municipio, si fanno dei corsi di formazioni con persone che vengono dall'esterno e insomma una serie di incontri anche di altri partiti politici, quindi aperta a tutti, chiunque la voglia richiedere, diciamo, viene data questa disponibilità e per questo quindi c'è un gran flusso di persone che la frequentano. Questa sala viene gestita dalla presidenza del municipio. Mi voglio soffermare su due parole in particolare, cultura e bellezza. Bellezza perché credo che sia importante vivere in un contesto colorato, decoroso e che faccia piacere arrivare in un posto e vedere, insomma, un posto decoroso. E cultura perché la cultura comunque in ogni caso ci arricchisce, che sia un'opera d'arte, che sia un quadro, che siano anche dei fiori, insomma, fa bene proprio al morale. E vi faccio notare che in questo periodo c'è una ristrutturazione del municipio, dove prima vedevamo dei muri sgretolati, io da quando sono piccola in questo municipio l'ho sempre visto molto degradato, inizio a vedere del decoro, del colore e questo sicuramente fa bene a me, fa bene a chi ci lavora e dà anche una buona immagine a chi frequenta l'anagrafico, insomma tutti i cittadini che vengono qui a richiedere delle pratiche. E quindi la ristrutturazione del municipio. E c'è stato anche chi è venuto nel fine settimana a ridipingere i parapedonali dell'anagrafico e io ho chiesto giorni fa al comandante dei vigili se per caso i vigili si volessero prendere in adozione quello che io chiamo il giardino delle tartarughe, che è il giardino che si trova qui al piano terra con la fontana centrale, perché credo che sia veramente un piccolo gioiello di questo municipio e credo di vederlo degradato e penso che basti veramente poco per renderlo più bello, insomma, alla vista di tutti. E ulteriormente ci stiamo occupando di dare in adozione e in sponsorizzazione tutte le aree verdi del nostro municipio. Sapete benissimo qual è la situazione dell'ufficio giardini, purtroppo non abbiamo personale e questo è il municipio credo che abbia più verde di tutta Roma. Quindi inizio a vedere con stupore, perché pensavo ci fosse disinteresse, che singoli cittadini, condomini, negozianti, ristoratori, centri sportivi e anche alberghi iniziano man mano a mandare la loro adesione per prendere in sponsorizzazione queste aree verdi e vi dico che quando invece di una rotatoria piena di terra e di immondizia inizierò a vedere un prato tagliato all'inglese e dei fiori, io sarò la prima ad essere veramente contenta, perché so che sarà messa una ciliegina sulla torta di questo municipio che sta lavorando molto molto bene. Quindi parliamo del senso del bello e del rispetto. Quando io vedo un posto che è trattato bene e decoroso, ho anche timore a buttare una carta per terra. E questo è il messaggio che dovrebbe passare in tutta la città, perché abbiamo una delle città più belle del mondo sotto i piedi. Andiamo proprio a quello che stiamo chiedendo. Noi stiamo chiedendo alla Presidente e degli assessori competenti di stilare un regolamento per l'utilizzo della Sala Rossa da parte di associazioni di artisti, in particolare pittori, ma anche singoli pittori, che possano poi fare una manifestazione di interesse ed avere la nostra Sala Rossa per un mese, quindi per 30 giorni a disposizione per esporre i loro quadri. Sappiamo benissimo quanto costa per un pittore oggi, anche emergente, non famoso, prendere in affitto una sala per fare delle esposizioni. Quindi io credo che stiamo dando una buona opportunità
E egoisticamente saremo anche noi ad entrare nella sala rossa e vederla molto più curata, vedere del colore e vedere dei quadri, quindi c'è anche un piccolo tocco di egoismo, ma stiamo dando anche un servizio veramente ottimo a chi ha una professionalità. Io poi al lato artistico ci tengo particolarmente perché è una delle mie passioni. Quindi avranno un mese gratuito, non potranno effettuare vendita di questi quadri all'interno della sala rossa, ma potranno sicuramente mettere dei loro biglietti da visita, così che le persone che transitano per questa sala possano poi contattarli esternamente, andare al loro studio e quindi anche acquistare questi quadri. E io credo di aver terminato. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Consigliere Ciancio. Grazie, anche per questo atto abbiamo valutato in commissione che si tratta di un atto che è da condividere, perché l'utilizzo della sala rossa è cosa importante e sicuramente trova una logica in quello che può essere una piena collaborazione con i cittadini. Però una piccola, visto che c'è l'assessore, prima ci ha tenuto molto a rimarcare che le risorse per la cultura sono arrivate a 100.000 euro, parliamo di Sala Rossa, ma qualcuno ha dimenticato il teatro di Villa Lazzaroni, perché abbiamo ragionato molto, so che non è il tema, però mi piacerebbe che si avviasse anche la procedura che abbiamo discusso, io ero perché l'amministrazione metta 100.000 euro per l'arredo o anche meno, anziché rivolgersi a un panorama di associazioni che facciano un'offerta e poi, come dire, hanno un vantaggio di utilizzo per anni della sala. Stiamo facendo un parallelo, quindi non sono fuori tema, perché parliamo di sala, di cultura e di spazi espositivi che noi abbiamo in questo territorio. Quindi io pregherei la maggioranza, l'assessore, di venire in commissione e raccontarci a che punto è quel provvedimento, quell'atto che abbiamo formulato per far sì che venga utilizzata la sala di Villa Lazzaroni, che è, come dire, finita, ultimata, ma si è fatta addirittura un'inaugurazione in piedi, visto che le sedie non c'erano. Questo non avverrà per la Sala Rossa, dove l'unica cosa da inserire saranno una catenella per mettere le opere d'arte in qualsiasi mostra, ma mi auguro che anche Villa Lazzaroni possa trovare in una strada maestra la via della risoluzione, che non è quella di pensare che debba essere il privato o un'associazione a dare le risorse per mettere l'arredo. Penso che è arrivato il momento di dire che l'amministrazione possa dettare le condizioni corrette, puntuali e giuste, operando una scelta di progettazione semplice, curando l'aspetto delle pratiche amministrative e dello spettacolo, per aprire Villa Lazzaroni, che al pari della Sala Rossa diventa una grande risorsa poi per i cittadini e per tutto il territorio, perché ricordo che il territorio ha una parte alta, una parte centrale, una parte extra. Quella è centrale rispetto al vecchio municipio e ne risente, quindi di non avere una disponibilità di un luogo dove vedersi e operare per la cultura. Anche per quest'atto quindi mi sono orientato sia a firmarlo, a sottoscriverlo, sia a votarlo oggi, per cui non levo altro tempo e mi auguro che possiamo intraprendere una discussione veloce e rapida con l'assessore per quanto riguarda il teatro di Villa Lazzaroni. Grazie. Altri interventi? Se non ce ne sono, vuole fare un intervento finale? No. Allora, dichiarazioni di voto? No? Allora andiamo in votazione. Favorevoli? Ah, un attimo, se n'è andato Gugliotta? O lei rientra o cambiamo scrutatore? Allora, bene, abbiamo lo scrutatore con noi. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno,
Va bene? Tutti favorevoli? Tranne? No, no, ha detto favorevole. Precisare favorevole. Ah, ok, quindi è all'unanimità di 13 presenti, va bene. Allora, l'atto viene approvato, chiudiamo qui il consiglio di oggi.